relazione tra i vari layer, quindi questi strati informativi che possiamo importare nel nostro GIS e ottenere successivi altri livelli di informazione. Allora, se noi abbiamo un sistema di coordinate, un sistema di riferimento, ce ne sono diversi, ora li vedremo, ne scegliamo uno a caso e in questo mio sistema di riferimento qua dovrei disegnare l'altro asse, lo disegno qua per poi vederlo bene. Qua avremo la latitudine, longitudine. Allora, in questo sistema di riferimento X, e magari mettiamo il caso che io sto studiando la provincia di Lecce, in questo sistema che io ho scelto di utilizzare, Lecce mi capita in questo punto qua. Ancora io non ho importato nessun dato. Al momento in cui io importo un dato o creo una carta, una mappa da zero, gli indico il sistema di riferimento che sto utilizzando, che voglio utilizzare. Se invece dovessi importare dei prodotti fatti da altre persone, che magari se sono nello stesso sistema di riferimento che ho scelto, meglio così, li importo direttamente. Se sono in un altro sistema, io posso assegnare, cambiare il sistema di riferimento e quindi lui me lo proietterà nel sistema che voglio io. Poi se lo salva, salverà nei file che riguardano il sistema di proiezione quello che ho segnato io. Quindi se noi magari abbiamo una carta della densità abitativa, quindi avremo, importiamo questo layer, Lecce di questo layer mi capirà proprio dove prevede questo sistema di riferimento. E qui avrò la mia densità abitativa. Ora voglio importare un altro livello di informazione, una carta geologica. Importo la mia carta geologica. Allora, essendo sempre lo stesso sistema di riferimento, anche nella mia carta geologica, dove sta Lecce, capiteranno. E la carta geologica ovviamente mi dirà tutti i vari litotipi presenti, ad esempio così, P1, P2, P3, P4, P5, ognuno con le sue caratteristiche. Ovviamente parlavamo ieri che dietro a ogni livello informativo abbiamo una tabella degli attributi che possiamo interrogare, quindi possiamo poi aprirla e visualizzarla con tutti i record e tutti gli attributi. Ne aggiungiamo un terzo, ad esempio la piovosità mediana, quindi avremo delle fasce che ci identificano delle zone con i valori della piovosità, diversi valori, P1 o 2, magari questo è P1, è uguale a quella zona. V3, V4 a incrementare e ho costruito un sistema informativo. Ora se io analizzo questi strati e voglio tirarne fuori altre informazioni, perché io li ho sovrapposti, no? Quindi dal GIS li vedo tutti sovrapposti, allora vado a vedere magari nella tabella di attributi, studiando questo strato T5, mi viene fuori che è uno strato molto incoerente, che quindi potrebbe essere soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico rispetto agli altri. Allora, ovviamente con la sovrapposizione vedo che interessa questi due paesi, no? E guarda caso vado a vedere le piovosità e mettiamo il caso che V4 è quello che ha il valore più alto, o meglio, facciamo una distinzione, che abbiamo V5 e V4 e V5 è quello che ha il valore più alto di tutti. Quindi sovrapponendo i vari strati io posso ricavarmi un ulteriore livello informativo in cui io identificherò che questo paese, perché corrisponde a livelli di piovosità più alto, ha un substrato comunque incoerente che è disposto al dissesto idrogeologico, quindi il paese che avrà più rischio idrogeologico. Questo è un esempio. E quindi alla fine io ho ricavato da queste tre carte, che potevano essere anche prodotte da altri, quindi io l'avevo importata, però questa l'ho creata io dalla mia analisi.
dalla mia sovrapposizione. Quindi combinando queste carte ho avuto un livello successivo di informazione e quindi ho questa carta del rischio idrogeologico. Meglio? Chiaro? Ok. Anche qui ovviamente Lecce capitava nello stesso punto e Lecce capita nello stesso punto e così tutti gli altri punti. Adesso per farvi vedere solo un esempio così ancora più chiaro, questo è un programma open source di QGIS, l'avevo citato ieri, che mi è capitato di usare qualche volta e vi faccio vedere ad esempio queste sovrapposizioni come funzionano così si capisce meglio. Insomma. Allora, ad esempio, io qua ho tutto il planisfero, posso decidere io che caratteristiche dare, adesso ho dato blu ma posso dare anche trasparente e che quindi sono i contorni. E poi per esempio ho un sistema, ho un altro livello informativo che sono dei punti di un rilievo che è stato fatto nella zona dello Yucatan in Messico. Ora, ovviamente, se voi vedete in questa sono tutti così i software, funzionano, quindi c'è una parte dove si visualizza la mappa e un'altra parte dove abbiamo tutti gli strati che uno inserisce, voi lo vedrete anche in Quantum GIS. Ovviamente io li posso cambiare l'ordine. Ovviamente se il primo è uno shapefile di questo tipo, in cui io ho colorato anche la parte, l'area praticamente di questi poligoni, non mi farà vedere gli strati successivi. Quindi se io lo voglio colorare oppure voglio dare colori diversi per paesi diversi, adesso ho fatto l'esempio tutto blu, io lo metterò alla base ed ecco che vedo i miei punti. Basta trascinarlo. Oppure posso decidere, qua accanto c'è la casella per spuntare, quindi posso visualizzarlo o posso non visualizzarlo. Però ce l'ho sempre caricato nel mio GIS e lo richiamo quando mi serve, mi interessa. Oppure posso rimuoverlo, però rimane sempre nei miei file che li richiamo quando necessita, insomma quando mi interessa. Questi sono i punti, posso zoomare ulteriormente, eccoli qui. Questo è un altro livello, si tratta di un livello amministrativo. Ora noi abbiamo in Italia a livello nazionale, poi sono le regioni, le province, i comuni, però diversi paesi hanno sistemi diversi, quindi magari si chiamano distretti, si chiamano municipi, e allora per uniformare si parla di livelli, primo livello, secondo livello, terzo livello. Questo qua appunto sarebbe quello delle regioni, diciamo, no? E quindi abbiamo un'altra suddivisione dell'area. E in questo caso non ho colorato, per farvi vedere la differenza, non ho colorato i poligoni, quindi ho lasciato solo il contorno, anche qui si può scegliere rosso, a seconda delle esigenze. In questo caso, ecco, la tabella si apre in questo modo, quella della selezione, su tanti record, eccoli, e quindi abbiamo tutta la serie di informazioni, area per poligono, il nome di questo distretto, il livello informativo che riguarda invece ecco, il paese, quindi quello superiore, eccetera, tutta una serie di informazioni. Voglio vedere quella dei poligoni, dei punti? Lo stesso, ecco qua. Qua abbiamo, sono dei villaggi di questi municipi della regione dello Yucatan, la longitudine e la latitudine, non ci sono in questo caso altre informazioni. Tra l'altro questo era un file che è stato creato a partire da una tabella Excel, quindi aveva le coordinate, questi paesi in cui erano stati fatti dei rilievi, poi è stato importato nel GIS, è stato creato lo shapefile dei punti e questo è il risultato. Quindi questo sempre per chiarire un attimo come funziona. Ora, veniamo alla nostra lezione di oggi che riprendiamo appunto questi sistemi di riferimento, le coordinate e sempre perché si tratta di un modulo introduttivo e quindi devo fornire un po' le nozioni anche a chi ha digiuno di queste nozioni. Partiremo da zero semplicemente con il concetto di equatore che quindi noi consideriamo la Terra come una sfera
e il piano che taglia in modo perpendicolare l'asse terrestre, passando per il centro, identifica l'equatore, che quindi è la massima circonferenza che noi possiamo ottenere. I paralleli sono altre circonferenze, parallele all'equatore ovviamente, che vengono generate da altri piani, sempre passanti ortogonali all'asse terrestre, e quindi ci identificano tutti gli altri paralleli andando verso nord e verso sud. I meridiani invece sono i piani che contengono l'asse terrestre. Le immagini sono più chiare delle parole. Ora, l'insieme dei paralleli e dei meridiani costituisce il reticolo geografico. È fondamentale per la determinazione della posizione di qualsiasi punto sulla superficie terrestre, e quindi si parla delle coordinate geografiche, che saranno la latitudine, anche in questo caso l'immagine è chiarissima, quindi la latitudine è la distanza angolare di un punto sulla superficie terrestre dall'equatore. Mentre la longitudine è la distanza angolare di un punto sulla superficie terrestre da un determinato meridiano misurata sull'arco di parallelo che passa per quel punto. Ora, esistono diverse metodologie, ecco, che ovviamente vengono fuori da applicazioni di regole geografico-matematiche, per riuscire a rappresentare la sfera terrestre, quindi il globo terrestre su una carta. Ovviamente c'è tutta una serie di problematiche perché è schiacciare una sfera su un piano. Quindi risulta la carta geografica una rappresentazione piana, ridotta e approssimata ovviamente, e simbolica della superficie terrestre. Ora sono stati sviluppati tantissimi tipi di proiezione, ognuna con delle caratteristiche diverse, ognuna che risponda a delle esigenze diverse. Ma bisogna tenere presente che una rappresentazione della superficie terrestre, quindi una carta, è considerata esatta se risponde a tre requisiti. Il primo, dell'equidistanza, ovvero deve essere inalterato il rapporto tra le distanze reali nel mondo reale e quelle che riportiamo sulla carta. L'equivalenza, inalterato il rapporto tra le aree, sempre reali e quelle che noi disegniamo sulla carta, e l'isogonia, cioè l'angolo formato da due elementi qualsiasi sulla superficie terrestre, deve essere identico a quello formato dagli stessi elementi rappresentati in carta. Quindi si parla di rappresentazione conforme, spesso si usa questo termine. Ora, le proiezioni geografiche si dividono in tre grandi gruppi. Le pure. In questo caso il reticolo geografico viene riportato su una superficie ausiliaria detta, con dei principi geometrici. E se si tratta di un piano, queste proiezioni vengono dette proiezioni prospettiche. Se si tratta di un solido che si sviluppa in piano, sono proiezioni di sviluppo. Poi abbiamo un'altra grande categoria che sono quelle modificate. Allora, in questo caso derivano dalle pure, però sono state apportate delle correzioni per diminuire le deformazioni che naturalmente avvengono. E sempre per per riportare una superficie sferica o assimilabile a una sfera a una superficie piana. E poi abbiamo le cosiddette convenzionali, che sono basate su relazioni matematiche tra punti della superficie terrestre e i loro corrispondenti sulla carta. Si possono ovviamente costruire a seconda degli scopi diversi tipi di carte che soddisfano però questi requisiti, uno di questi requisiti, dell'equivalenza, dell'isoconia e dell'equidistanza. Ora le andremo a vedere queste tre categorie. Allora, nelle proiezioni pure prospettiche la Terra è assimilabile ad una sfera e il piano di proiezione, questo quadrato che vedete grigio, è tangente ossecante il globo terrestre. Il punto da cui si costruisce tutta la proiezione è detto punto di vista, mentre questo piano su cui avviene la proiezione è detto quadro. In questo modo si possono ottenere infinite proiezioni, perché se voi immaginate questo piano lo potete mettere sopra il polo, in qualsiasi punto del globo terrestre, quindi avrò infinite proiezioni, che poi alla fine soltanto alcune sono di reale interesse però. Ad esempio, in questo caso il piano è sotto.
si parla di proiezione centrografica perché il punto di vista lo si fa coincidere con il centro della Terra, quindi è come se io mi ponessi al centro della Terra e proietto la superficie terrestre sulla mia carta. Poi abbiamo le proiezioni stereografiche, in cui invece il punto di vista si trova sulla superficie. In questo caso è rappresentato, anche qui in questo caso è rappresentato al polo nord, no? Però potrebbe essere, anche se io voglio rappresentare una stereografica a livello dell'equatore, e il mio punto sulla superficie sarà sull'equatore, quindi e dall'altra parte ci sarà il quadro. Questa è la proiezione scenografica, in cui il punto di vista è una distanza finita, quindi definita dalla Terra. Quella ortografica assume che il punto di vista sia a posizione infinita dalla Terra. Ora, ecco, vedi, in base alla posizione del quadro possiamo avere quelle polari, quelle equatoriali, in qualsiasi altro punto della Terra che ci interessa. E le polari, il piano quindi è tangente a uno dei poli. Ed è utile per rappresentare però soltanto queste regioni polari, perché dopo le altre regioni, come potete anche vedere dalla figura, lì c'è l'America, hanno forti deformazioni. Qui sono quelle equatoriali, il piano quindi è tangente ad un punto dell'equatore, e quelle oblique, cioè il piano è tangente ad un punto qualsiasi della superficie terrestre. Allora, considerando il punto di vista del quadro, quindi le posizioni che possono ottenere, abbiamo queste combinazioni possibili, quindi una centrografica polare, una centrografica equatoriale, una centrografica obliqua e via via tutti gli altri casi. Nelle proiezioni invece di sviluppo, dove il mio piano di proiezione è un solido che si sviluppa in un piano, possiamo distinguere quelle coniche, cilindriche o coniche. Allora, ad esempio, le proiezioni cilindriche, il cilindro può essere tangente al globo terrestre oppure essere secante, quindi lo attraversa lungo due paralleli che uno ha scelto, giustamente. Ecco qua, il punto in cui è tangente e i punti in cui sono secanti, e anche dall'altra parte. L'asse terrestre coincide con l'asse del cilindro. Ora, qui ecco che si sviluppa il cilindro. Sviluppando il cilindro si ottiene questa griglia che è formata dai meridiani, che sono un fascio di rette equidistanti ortogonali, e all'equatore e di paralleli che sono un fascio anche loro equidistanti, di rette, ma paralleli all'equatore, che è il parallelo fondamentale, quello in rosso. Ora la più famosa, certo, quindi solo l'equatore nelle tangenti e i due paralleli nelle secanti hanno lunghezza proporzionale, perché gli altri, essendo una proiezione di sviluppo, assumono tutti la stessa lunghezza, però ovviamente la linea rossa all'equatore è quello che ha effettivamente quella lunghezza. Gli altri paralleli dovrebbero essere più corti perché abbiamo detto che sono le circonferenze più piccole, però in questa proiezione vengono rappresentati in questo modo. E anche i poli dovrebbero essere dei punti, in questa rappresentazione vengono riportati come delle linee. Questa è la più famosa cilindrica di sviluppo, di Lambert, viene chiamata la proiezione cilindrica equivalente di Lambert. I paralleli non sono equidistanti, ma man mano si avvicinano verso i poli. E quindi soddisfa i requisiti di equivalenza di equidistanza solo lungo la fascia dell'equatore. Quelle coniche. Allora, anche in questo caso abbiamo un cono che può essere tangente alla superficie terrestre oppure secante lungo due paralleli. Anche in questo caso l'asse di questo solido coincide con l'asse terrestre. Sviluppandolo otteniamo una griglia che è formata da questi paralleli che sono archi concentrici e i meridiani che sono dei raggi di queste circonferenze. Così si ottengono delle figure trapezoidali che hanno una curva, come base una curva. E la proiezione è detta conica vera, questa che vedete in figura, ed è solo una delle proiezioni possibili. Anche in questo caso soddisfa i requisiti di equivalenza equidistanza solo lungo il parallelo di tangenza. Poi abbiamo le proiezioni modificate, quindi sono state apportate delle modifiche per ridurre le deformazioni.
La più famosa è quella di Mercatore, la proiezione conforme di Mercatore che sicuramente avrete sentito, del famoso cartografo, ed è questa qui, dove per ridurre lo schiacciamento dei poli i meridiani sono equidistanti ortogonali ai paralleli, però i paralleli si distanziano allontanandosi dall'equatore. Però che succede? Che se voi avete notato, le zone alle alte latitudini avviene una deformazione, infatti la Groenlandia è grandissima, sembra quasi il Sud America. E quindi la proiezione conforme di Mercatore, quindi è conforme a quello che dicevo prima, isogonia, quindi vengono rispettati i rapporti tra gli angoli, però è equidistante solo lungo l'equatore e non equivalente. Questo porta, dice, allora ma che serve? Per esempio è molto utilizzata nella navigazione, perché se voi vedete queste due linee che vengono chiamate ortodromia o l'astodromia, che dir si voglia, praticamente il fatto che sia conforme, quindi una retta attraverso i meridiani sempre con un angolo costante, questo permette di fissare una rotta e mantenerla. E quindi è molto comodo per la navigazione perché costituisce, anche se non costituisce il tragitto più breve, però permette, perché sarebbe l'ortodromia, la linea di ortodromia, perché l'astodromia sarebbe uno, dice, quello è il tragitto più breve, però lì dovrebbe cambiare la rotta continuamente. Invece nell'altro caso viene mantenuta costante, quindi anche se non è il percorso più breve, è il percorso che viene più utilizzato. Le proiezioni convenzionali vengono anche dette rappresentazioni e sono, come avevamo detto prima, costruite attraverso delle relazioni matematiche che sono associate ai punti della superficie terrestre. A seconda sempre delle analogie con cui si possono associare alle geometrie, si parla di pseudocilindriche o pseudoconiche. Le pseudocilindriche, la più famosa è quella di Gauss, del celebre matematico tedesco Gauss, che è la rappresentazione con forma di Gauss o detta anche cilindrica trasversa di Mercatore. In questo caso il cilindro è tangente a un meridiano invece che all'equatore, quindi lo abbiamo in questa posizione come si vede nella figura. E esistono infiniti cilindri, perché infiniti sono i meridiani, ovviamente lo posso passare il meridiano che passa a Roma oppure quello di Greenwich, quindi il cilindro può essere disegnato prendendo come riferimento qualsiasi meridiano possibile. Sviluppando questo solido abbiamo questa tipologia di carta dove il meridiano tangente è tangente all'equatore, scusate, il meridiano tangente è ortogonale all'equatore, quindi sono perpendicolari. Gli altri meridiani sono delle curve simmetriche che si allontanano man mano da quello fondamentale e i paralleli sono curve concentriche attorno ai poli. La proiezione è conforme, infatti i meridiani e i paralleli formano degli angoli retti e l'equidistanza è rispettata lungo il meridiano tangente, allontanandosi dal quale aumentano le deformazioni, come si può vedere lì in Sud America è deformatissimo, la parte del Perù, Venezuela, completamente deformato. Invece la parte dove passa in questo caso il meridiano tangente, che è la parte della penisola iberica, le proporzioni sono mantenute. Quindi infatti è accettata questa rappresentazione soltanto con un'ampiezza di 6 gradi, quindi 3 gradi a est e 3 gradi a ovest rispetto al piano di tangenza, e questa porzione quindi viene detta foso. Ovviamente se io voglio rappresentare tutto il globo devo ripetere questa proiezione per ogni 6 gradi praticamente, e quindi avrò così poi la rappresentazione di tutto il globo. Questi sono degli esempi di pseudocilindriche. Questa è l'omolografia di Moldvay, che è costruita sempre a partire da un'ellisse che ha un'asse maggiore, che coincide con l'equatore, che è di lunghezza doppia dell'asse minore, che è coincidente con Greenwich. Questa è l'ellisse in modo schematico. E i meridiani sono semiellissi attorno al meridiano fondamentale e sono equidistanti lungo l'equatore. I paralleli invece sono distanziati per assicurare l'equivalenza della rappresentazione. È usata soprattutto per la costruzione di planisferi.
Abbiamo questa è un'altra pseudocilindrica, questa di Hammer, che è costruita sempre un'ellisse, però in questo caso anche i paralleli sono delle curve che si distanziano quando ci si allontana dal meridiano centrale. Per tale motivo, pur essendo equivalente, non va bene per le rappresentazioni delle altre latitudini. Ce ne sono tantissime, queste sono soltanto le più famose. Quella di ellittica di Eckert, anche qui abbiamo l'equatore e il meridiano centrale sono perpendicolari tra di loro ed il primo è il doppio del secondo. I paralleli sono rettilinei e distanziati, si avvicinano man mano spostandoci verso i poli per mantenere l'equivalenza. E i due meridiani estremi sono anche loro delle semicirconferenze. Abbiamo quella sinusoidale di Samson e Flamsteed. I paralleli sono rettilinei ed equidistanti e i meridiani invece sono delle sinusoidi, eccetto quello centrale che è rettilineo, quindi ortogonale all'equatore. La proiezione equivalente rappresenta bene la zona equatoriale e invece parecchie deformazioni incorrono alle medie e alte latitudini, quindi se dovesse essere utilizzata viene impiegata per la zona, la fascia equatoriale. Poi esistono le policoniche. Le policoniche vengono costruite a partire da dei coni concentrici che vanno a ingloppare la Terra e quindi sviluppando questi coni si ottengono delle fasce e i paralleli sono archi di circonferenze concentriche e la rappresentazione equidistante solo lungo il meridiano centrale e i paralleli. Poi sempre delle proiezioni convenzionali, le pseudoconiche, abbiamo la poliedrica, quindi in questo caso il globo terrestre è considerato un poliedro, quindi ha tante facce e ognuna di queste è tangente ad una porzione di superficie e quindi costituisce un piano di proiezione come se fosse indipendente dagli altri, in cui sono piccole le deformazioni e sono distribuite soprattutto nella parte del porto. Questa è un'altra particolare pseudoconica, la proiezione di Pon, e i paralleli sono degli archi di circonferenze concentriche. Ma a differenza della conica vera, anche i meridiani sono curvilinei, eccetto quello centrale. Questa proiezione è equivalente ed è molto utilizzata per le latitudini intermedie. Poi abbiamo le cosiddette discontinue, che vengono utilizzate per rappresentazioni di planisferi. In questo caso il meridiano è come se uno considerasse più meridiani fondamentali. Se noi vogliamo rappresentare le terre emerse, lo consideriamo praticamente uno per continente, più o meno. E se invece volessimo rappresentare gli oceani, il contrario, quindi questi fondamentali ricadrebbero nelle zone oceaniche, invece le parti interrotte capiterebbero sulle terre emerse. E questo viene fatto per ridurre le deformazioni sfruttando soltanto una parte del piano di rappresentazione. Ora, come scegliere una proiezione? Non esiste una migliore dell'altra, dipende. Io ho fatto questa carrellata proprio per farvi vedere una rispetto ai requisiti dell'equatore, l'altra ai poli, quindi non esiste una migliore, dipende un po' dal nostro scopo, del nostro lavoro, di che area stiamo studiando. In generale si può dare queste linee guida che per le zone polari e le alte latitudini le prospettiche sono le migliori, per le medie latitudini le coniche le rappresentano meglio, per le basse latitudini le cilindriche. Per le carte tematiche alcune pseudocilindriche, per gli atlanti le convenzionali sono le più usate e per la navigazione le isoconiche, come dicevo prima, della carta di Mercatore conforme. Ora, dall'unità d'Italia prima del Novecento era in uso la proiezione poliedrica nel nostro paese, con una scala di 1 a 100.000. E quindi si formavano queste celle, questi trapezi isosceli, la cui base era l'arco di parallelo e l'altezza l'arco del meridiano. I trapezi non sono tutti uguali perché ovviamente l'arco di parallelo diminuisce avvicinandosi ai poli perché la circonferenza del parallelo stesso diminuisce. Ora, dalla metà del Novecento, per uniformarsi ad altri paesi che utilizzavano la rappresentazione con forme di Gauss, allora anche l'Italia ha voluto uniformarsi e rappresentare il proprio paese superficie nazionale con la conforme di Gauss, che poi è stata
diciamo adattata al nostro territorio, vedremo come, dal geodeta Giovanni Boaga. Infatti si parla della proiezione Gauss-Boaga. E sempre in questi anni poi c'è stato proprio un accordo internazionale che è stato sancito da diversi paesi per entrare insieme nel sistema cartografico UTM. E vedremo UTM, che è la Universal Transversal di Mercatore, che praticamente sarebbe l'estensione globale della proiezione di Gauss. Quindi quello che dicevo prima, il cilindro che è tangente al meridiano ed è accettabile solo a quei 6 gradi totali, quindi un fuso, poi viene normalmente riportato a tutti i meridiani e viene così rappresentato tutto il globo. Quindi abbiamo che la Terra è stata suddivisa in 60 fusi, numerati da 1 a 60, a partire dal meridiano fondamentale che è stato scelto Greenwich, e procedendo in senso ovest-est. I fusi hanno un'ampiezza, come dicevamo, di 6 gradi, proprio per rispettare i requisiti, quindi per rappresentare in modo corretto la superficie terrestre. Invece abbiamo 20 fasce, 80 nord, gradi nord, 80 gradi sud, che sono praticamente identificate dai paralleli e sono distinte da lettere alfabetiche maiuscole, e le fasce hanno un'ampiezza di 8 gradi. Quindi intersecando una fascia con la parte del fuso identifichiamo delle zone, queste qui che vedete evidenziate, questa zona trapezoidale, e abbiamo un totale di 1200 trapezi. Ogni zona è identificata dal numero che deriva dal fuso e dalla lettera che deriva dalla fascia. Ora, ogni fuso poi è diviso in quadranti di 100 km di lato, che vengono identificate, come si vede nell'immagine un po' più piccola, da altre due lettere maiuscole, una per la colonna e una per la riga di appartenenza. Se noi ulteriormente si vuole suddividere questi quadrati, si ottiene con un reticolo chilometrico, vengono rappresentati con un reticolo chilometrico, in modo da poter calcolare le distanze in chilometri rispetto all'equatore, rispetto al meridiano fondamentale del fuso, di quella zona. Ora, ecco qui le modifiche che ha fatto Gauss-Boaga, perché nel nostro territorio abbiamo due fusi, sempre di 6 gradi di ampiezza, il fuso denominato ovest e il fuso denominato est. Ora, per rappresentare la zona centrale, che capitava a metà tra i due fusi, nella zona che vedete tratteggiata vicino Roma, è stato praticamente, ecco i due fusi, bene, quello 9 gradi est di Greenwich, il fuso ovest, e 15 gradi est di Greenwich, il fuso est. Al centro è stata creata questa zona di sovrapposizione per rappresentare meglio le zone che capitavano a metà dei due fusi, perché altrimenti magari la cartografia c'era quella di un fuso, quella dell'altro, e le zone in mezzo non era comoda la rappresentazione, insomma. E quindi è stato ampliato il fuso ovest di 30 gradi, fino ad arrivare a farlo coincidere per comodità col meridiano che passa per Roma a Monte Mario. Ora, l'Italia è compresa tra le fasce T e S, quindi identificate dai paralleli, e i fusi 32 e 33. Ma in realtà proprio la penisola salentina capita nel fuso 34. Però per comodità di rappresentazione, per non dover gestire tre fusi, si è preferito ampliare il fuso 33 ed averne solo 82. E quindi queste sono state le modifiche che ha portato Boaga alla proiezione conforme di Gauss, e quindi per rientrare comunque nel progetto del sistema UTM. L'Istituto Geografico Militare si è occupato della cartografia del nostro paese, e dagli inizi dell'Ottocento, dalla fine Ottocento agli inizi del Novecento, ha prodotto questa cartografia con scala 1 a 100.000. E l'Italia, quindi, sono venuti fuori 277 fogli. 8 sono stati aggiunti dopo con l'annessione di
appunto a Trieste, e quindi per un totale di 285 fogli. Ogni foglio è circa 1500 km quadrati, quindi voi anche se volete fare delle ricerche sui fogli, ogni zona ricoperta dal foglio ha questo numero identificativo, quindi da 1 a 285, e quindi che è corrispondente a quella data zona. Insomma, parte da 1 dal nord Italia fino ad arrivare al sud, incrementando il numero ovviamente. Un foglio poi può essere diviso in 4 quadranti. Ogni quadrante è ingrandito alla scala 1 a 50.000 ed un quadrante è di circa 375 km quadrati. Un quadrante a sua volta è diviso in 4 tavolette. Ogni tavoletta è ingrandita a una scala di 1 a 25.000 e una tavoletta è di circa 96 km quadrati. Poi a sua volta la tavoletta può essere divisa in 4 sezioni e ogni sezione è ingrandita alla scala di 1 a 10.000. Ecco qua lo schema, quindi abbiamo il foglio, i 4 quadranti, le tavolette e le sezioni. Per comodità vengono dati degli identificativi, quindi i fogli sono identificati da numeri arabi, e da nord a sud come dicevamo, quindi inizia da 1 fino a 200 e tanto dal sud, e procedendo in senso ovest-est. I quadranti invece sono identificati da numeri romani, infatti vedete primo quadrante, secondo quadrante, terzo, quarto, quindi con ordine partendo da in alto a destra e andando in senso orario. Le tavolette che vedete qui rappresentate, anche qui sono identificate invece dalle posizioni nord-est, sud-est, sud-ovest, nord-ovest, sempre procedendo in senso orario, partendo dal nord-est in alto a destra. E le sezioni invece, con cui si può dividere la tavoletta, sono identificate da numeri, da lettere alfabetiche, e anche queste ABCD, sempre partendo da in alto a destra, ABCD, in senso orario. Quindi questi identificativi sono detti gli estremi di una carta, a cui si aggiunge poi il nome dell'oggetto geografico più rilevante compreso. Ad esempio, se fosse quella riguardante a Roma, sarebbe il foglio, viene citato la città più importante, o comunque ecco, l'oggetto geografico più importante. Dal 1965, sempre l'Istituto Geografico Militare lavora ad una nuova carta topografica d'Italia, con un numero di fogli maggiori, 652 fogli sono previsti, per adeguarsi ad un progetto di cartografia europea. E questo è il portale dell'Istituto Geografico Militare che potete visitare, e qui viene anche aggiornato insomma lo stato dell'arte di quest'opera, e quindi qua abbiamo le serie che sono state già completate, quelle che stanno in produzione, e niente, quindi si possono poi vedere questo catalogo, si può accedere al catalogo. In Italia, quindi, abbiamo parlato di questo Istituto Geografico Militare che pubblica la carta topografica d'Italia, le carte stradali 1 a 200.000 con scala 1 a 200.000 e alcune carte speciali come le carte archeologiche, geomagnetiche, aeronautiche, una grossa mole di cartografia. Poi abbiamo anche l'Istituto Idrografico della Marina che pubblica ovviamente le carte tematiche che riguardano gli ambienti costieri, la batimetria, quindi la profondità dei fondali, la posizione di fari, di porti, quindi tutto quello che riguarda il mondo della marina. Abbiamo il Servizio Geologico Nazionale che pubblica le carte geologiche, la più famosa è quella 1 a 100.000 di carta che riguarda tutto il suolo nazionale ovviamente. Il Catasto anche pubblica mappe catastali a grande scala, quindi diciamo quell'altro dettaglio. Poi ci sono moltissimi altri istituti statali, anche case editrici non statali, che pubblicano numerosi atlanti e carte speciali. Per citare ecco, il Touring Club Italiano, eppure questo ente una grossa attività di pubblicazione di carte, soprattutto quelle stradali che riguardano sia l'Italia che tutto il suolo europeo, e
versante la carta dell'utilizzo del suolo dell'Italia di 1 a 200.000, la tante fisico-economico d'Italia, la tante internazionale, la cartografia turistica con scala 1 a 50.000. Allora, adesso abbiamo parlato delle proiezioni, quindi di come rappresentare il globo terrestre su una carta, su un piano. Adesso parleremo arriviamo a parlare dei sistemi di coordinate. La geodesia, partiamo dalla geodesia, che è una delle più antiche scienze, che ha come obiettivo la determinazione della forma e delle dimensioni della Terra, ma anche altre cose, ad esempio la definizione e realizzazione di sistemi di riferimento e lo studio del campo gravitazionale. La Terra era sempre stata associata, considerata come una sfera, però si è rivelato molto spesso un'approssimazione troppo grande, quindi si portava dietro degli errori, delle imprecisioni troppo grandi. Allora si è preferito assimilare la Terra ad un ellissoide di rotazione biassiale, quindi asse maggiore e asse minore, e che si è rivelata molto più utile, più diciamo veritiera per la rappresentazione e per la definizione delle coordinate rispetto alla sfera. E questa figura, gli ellissoidi di rotazione, anche qui ne sono stati costruiti diversi, sulla base sempre, si distinguono sulla base soprattutto di due parametri fondamentali, che è la lunghezza del semiasse maggiore e l'eccentricità, e quindi, che sarebbe lo schiacciamento di queste ellisse. Questi sono soltanto alcuni di questi ellissi di rotazione che sono stati costruiti. Abbiamo alcuni del 1830 fino ad arrivare al VGS 84 del 1984, ovviamente. Quello di Ilford è anche molto famoso, che è diventato poi ellissoide internazionale, lo trovate anche detto come International, 1994, quando è stato adottato dall'Unione Internazionale di Geodesia e Geofisica nel 1924. Ora, per quanto riguarda le coordinate altimetriche, viene preferito il geoide come figura per rappresentare, per riportare appunto le coordinate altimetriche. Quindi che cosa sarebbe? È un solido che approssima, che è perpendicolare in ogni suo punto al filo a piombo, quindi al campo gravitazionale, e quindi la sua superficie è detta equipotenziale, ed è meglio approssima il livello del mare. Se voi vedete questa immagine è molto esplicativa, perché noi abbiamo con il numero 4 il continente, quindi le terre. Con il numero 5 abbiamo il geoide, il numero 3 fa vedere il filo a piombo, quindi se voi percorrete la linea del geoide vedete che è sempre perpendicolare in ogni suo punto al filo a piombo. Poi abbiamo il 2, che è l'ellissoide di riferimento di cui parlavamo prima, e poi abbiamo l'1, che è le parti dell'oceano. Quindi il geoide approssima il livello del mare e su tutta la superficie, quindi quando incontra le terre e quando ovviamente passa sopra gli oceani. E viene preferito quindi il geoide, la figura del geoide, non dell'ellissoide, che sarebbe il tratteggiato verde, per rappresentare le coordinate altimetriche, quindi la posizione altimetrica dei vari punti sulla superficie. Ora, i sistemi di coordinate sono genericamente tutti i tipi di coordinate che servono a determinare la posizione dei punti sulla superficie terrestre in un dato sistema di riferimento. I più diffusi abbiamo le coordinate geografiche, che sono espresse in gradi sessagesimali, quindi gradi primi e secondi, e le coordinate piani in metri. Il datum, spesso troverete questa parola, il datum planimetrico, a che cosa si riferisce? È il modello matematico per definire le coordinate. Quindi è costituito da diversi parametri, 8 per la precisione, che riguardano la forma, la posizione e l'orientamento di questo ellissoide di riferimento. Quindi esistono datum diversi, perché esistono ellissoidi diversi che rappresentano la superficie terrestre, per calcolare le coordinate. Quindi poi è un parametro che ritrovate nei metadati, dei file, che userete nel vostro GIS. La situazione italiana. Allora, prima del 1940 veniva utilizzato l'ellissoide di Bessel, e quindi tutta la cartografia dal 1877 al
1942, si riferisce all'ellissoide di Bessel. Poi dopo il 1940 viene utilizzato l'ellissoide di Ilford, quindi la rappresentazione di Gauss che poi in un secondo momento diventerà Gauss-Boaga. Nel 1950 abbiamo l'European Datum, spesso lo troverete scritto come ED50, che è sempre l'ellissoide di Ilford che è stato preso come riferimento con un orientamento medio europeo dal sistema OTM. Quindi abbiamo sistema di proiezione OTM con sistema European Datum 1950 e D50. Il World Geodetic System, che sta per WGS84, è un sistema geocentrico, cioè un sistema di riferimento che ha origine dal centro di massa della Terra. L'ellissoide, quello che abbiamo visto prima nella tabella, WGS84, è stato utilizzato per la prima volta dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America e oggi è tra i più diffusi. Infatti tutti i sistemi GPS lavorano in WGS84, quindi quando importate i dati, i punti di qualsiasi tipologia di rilevamento, sono dati in WGS84. Non esiste una rappresentazione cartografica ufficiale del WGS84 e viene utilizzata quella dell'UTM e quindi si parla di UTM WGS84. A volte spesso queste nozioni sono riportate in modo frammentario, è difficile trovare un'opera organica su tutto e spesso non è chiaro. Insomma. Adesso parliamo, quindi abbiamo parlato di sistemi di proiezione, abbiamo parlato delle coordinate. Adesso parliamo della georeferenziazione. Prima vi ho detto che posso importare dei dati già elaborati, che hanno un determinato sistema di riferimento, ma magari io sto lavorando in un altro, nel mio sistema di riferimento, e voglio quindi cambiare, uniformare il dato che sto importando al mio sistema di riferimento, in modo da poterlo visualizzare sovrapposto a tutti i miei altri dati. Allora si parla di georeferenziazione, oppure potrebbe anche essere un dato, come avevo detto ieri, mi avevano passato un JPEG di un confine di un'area di studio che però non aveva nessuna informazione geografica e lo dovevo riportare sul mio GIS e allora l'ho dovuto georeferenziare. E georeferenziazione è assegnare quindi le coordinate ai diversi punti nel sistema che sto utilizzando. La precisione di un sistema informativo geografico esprime la qualità della georeferenziazione, delle informazioni territoriali del sistema di riferimento adottato. Quindi georeferenziazione è una parola, un neologismo, che appunto indica tutte queste procedure che sono atte ad attribuire agli oggetti geografici le informazioni che permettono il loro posizionamento nello spazio, la loro distribuzione nello spazio. Esistono dei software specifici che effettuano georeferenziazione. Non so se in tutti gli open source ci sono questi tool, per esempio in quelle ArcGIS è possibile, anche altri sistemi, ad esempio Erdas, Envi, sono dei software che si usati per il telerilevamento, hanno la possibilità di operare georeferenziazione. Ecco, non so quanto un GIS che userete voi sarà spiegato nei successivi moduli, io non lo conosco, non ci ho lavorato, quindi non so se ha questa funzionalità. Comunque in genere viene utilizzata la tecnica dei ground control point, GCP, o punti di controllo in italiano. Allora noi abbiamo, ecco ad esempio, questo poligono, adesso è un esempio per comunque renderlo chiaro e semplicistico, questo poligono che non ha nessun tipo di coordinata. Lo importo nel mio GIS. Segnare ground control point significa disegnare dei punti con coordinate note. Quindi potrebbero essere quei quattro punti, potrebbero essere quattro paesi di cui io so le coordinate, le vado a vedere su Google Maps, oppure me le dicono, le hanno misurate, o potrebbero essere delle zone in cui c'è stato un rilievo di un sito archeologico, un rilievo botanico, e quindi hanno preso le coordinate, anche GPS, eccetera. E quindi io devo assegnare queste coordinate a questi quattro punti vertici. Quindi assegno tramite questo un tool, vado proprio, clicco sul vertice e gli assegno le coordinate, e lui a
questo punto, acquisite queste coordinate, me lo proietta in una modalità corretta. Ovviamente delle forme più complesse hanno bisogno di più punti. Per essere, questa era semplice, era un poligono 4 punti, ma possono esserci dei poligoni molto più articolati, molto più complessi, quindi è bene segnare più punti per georeferenziarlo, oppure potrebbe essere anche un'immagine, quindi io devo magari riconoscere, che so, una immagine aerea e poi c'è una cartografia georeferenziata nel mio GIS e io voglio importare questa immagine. Allora devo andare a riconoscere degli elementi su quella fotografia, ad esempio l'incrocio da due strade, riconoscerli nella mia carta e assegnarle quelle coordinate. Quindi ovviamente in un'immagine più punti prendo, meglio insomma, più la georeferenziazione è corretta. Quindi per convertire le coordinate, a volte uno può essere utile, io ho le coordinate in un sistema, voglio sapere quali valori avrebbe in un altro sistema. Esistono molti software anche gratis online, se cercate, dei convertitori di coordinate. Ovviamente, certo, bisogna sempre fare attenzione a quello che si sta utilizzando, a che cosa bisogna rappresentare, al lavoro che stiamo, agli obiettivi che stiamo perseguendo. E con questo abbiamo finito questo capitolo sui sistemi di proiezione, sistemi di coordinate, quindi penso possiamo fare una pausa così. Grazie. Parleremo delle tabelle degli attributi e della loro gestione. Quindi sarebbe il database geografico che c'è dietro quello che noi visualizziamo. Quindi noi visualizziamo delle mappe, delle informazioni perché dietro c'è questo database geografico. Database come definizione è un insieme di dati correlati tra di loro, memorizzati su un supporto di memoria di massa che possono essere manipolati da più programmi applicativi. I dati possono essere inseriti, cancellati, modificati, ordinati secondo determinati criteri in base alle nostre esigenze, possono essere ricercati, io posso fare un'interrogazione e selezionarmi una determinata informazione che è contenuta nel database. I Database Management System che avevamo accennato ieri è un sistema software per la gestione quindi banche di dati. Si occupa dell'aggiornamento, manutenzione, della consultazione di un insieme di dati contenuti in un supporto di memoria di massa. L'esempio che avevamo fatto ieri era quello di Oracle, ma ce ne sono diversi, che poi spesso avevamo detto è un sistema informativo. Può contenere informazioni anche geografica, quindi un campo di coordinate, ma non ha la possibilità di visualizzare, no? Come nel GIS, quella determinata selezione, quel determinato dato. E allora spesso hanno poi un'applicazione web che permette di visualizzare quella determinata selezione, quel determinato dato. Infatti, l'esempio che avevo fatto, per esempio la compagnia telefonica Wind ha un database management system che è Oracle e hanno poi dei web mapping che permette di visualizzare l'informazione. Allora, quindi facilita la gestione, soprattutto quando si tratta di mole di dati enormi. Ieri parlavamo di tabelle di 6 milioni di record, addirittura arrivabili a 120 milioni di record, quindi si tratta di un sistema complesso che poi è organizzato in una miriade di altre tabelle che possono essere correlate tra di loro, quindi è un sistema complesso.
facilita alcune operazioni del Database Management System, grazie a una serie di funzioni incorporate che ha, garantisce un certo livello di sicurezza, soprattutto in ambienti multiutente. Questo vuol dire che, ad esempio, esistono diversi livelli di accesso. Posso, che ne so, la mia azienda ha questo Database Management System che gestisce tutto il mio database, come quello di Wind, ad esempio. Poi do l'accesso, quindi username e password, per leggere i dati a determinate persone che lavorano nella mia azienda. Invece a quelli che lo gestiscono gli do la possibilità anche di scrivere, di modificare, aggiornare i dati, e questo è un grande vantaggio, perché anche se tutti potessero accedere anche con la potenzialità di poterlo scrivere e modificare anche inavvertitamente, facendo delle selezioni, cercando i dati che ci interessano, potrebbe cambiare qualcosa, e allora poi sarebbe un disastro, ovviamente. Quindi diversi ruoli: chi gestisce ha l'accesso anche a scrivere i dati, quindi a modificare le tabelle, e invece l'accesso a chi può soltanto leggere i dati. Allora, i dati in un GIS. Ora io in queste slide, anche nelle successivi capitoli, vedrete queste immagini che vengono da ArcGIS, che io ho utilizzato di più e conosco meglio. E comunque è ovvio che, essendo un software a pagamento, cioè abbiamo il massimo della potenzialità di un GIS e tutto quello che si può fare, ma potrete ritrovare gli stessi elementi, magari in una forma un po' diversa, un nome un po' diverso, però gli stessi principi li troverete in tutti gli altri software. Allora, i dati sono organizzati in tabelle. Ogni tema, quindi ogni nostro layer, ha la sua tabella. Ora, le tabelle sono strutturate in righe e colonne. Quindi abbiamo: una riga è denominata record e corrisponde ad un oggetto geografico. Ogni colonna è un campo e corrisponde ad un attributo, che può essere l'area, il perimetro, il numero di popolazione, qualsiasi dato si possa immaginare. Quindi abbiamo questa associazione di righe e colonne, questa struttura di righe e colonne. Questo che dicevamo ieri, no? Sono strettamente connesse, perché sotto vedete la mappa visualizzata e vedete nel riquadro aperto la tabella che riguarda questo shapefile di poligoni. Ora, se io seleziono un record nella mia tabella, quello evidenziato in azzurro, automaticamente mi seleziona lo stesso, il poligono corrispondente a quel record, nella mappa, che lo posso andare a zoomare. Ci sono, anche quando uno ha tanti dati, ci sono dei tool che permettono di, invece di andarlo a cercare nella mappa, perché non so quale tipo di poligono può aver selezionato, uno gli dice zoom to select features e lui mi seleziona poligono che ho selezionato dalla tabella. E vale il contrario: io seleziono un poligono sulla mia mappa e nella tabella corrispondente viene evidenziato il record corrispondente a quel poligono. E ovviamente, se io lo modifico, quindi sto in una sessione di editing, che quindi posso modificare i dati, contemporaneamente viene aggiornata la tabella. Quindi io posso cambiare la forma, quindi mi cambia il perimetro, mi cambia l'area, viene cambiata anche lo stesso nella tabella in tempo reale. Se io cambio, ovviamente lo devo salvare poi, perché altrimenti rimane soltanto una visualizzazione. Io posso deformare questo piccolo poligono, quest'isola, si tratta appunto della superficie terrestre, quindi è un'isola, io la posso deformare, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Se io non salvo, non mi salverà quella mia deformazione, quindi poi alla fine è soltanto temporaneo. Allora, è possibile selezionare un record, selezionare alcuni record, selezionare contemporaneamente tutti i record della mia tabella a seconda delle operazioni che uno vuole fare. Possiamo annullare la selezione. Di solito viene riportato, è possibile, se uno ha tanti record e vuole, già sa che deve andare a vedere i dati che riguardano quelli finali, ha la possibilità invece di scorrere tutta la tabella, migliaia di record, di passare subito alla parte finale, oppure è possibile visualizzare tutti i record o soltanto quelli che io seleziono, quindi è sempre più facile per le varie operazioni che uno vuole fare. È possibile leggere il numero totale di record.
lui mi mette in questo caso non è selezionato niente, non si vede, c'è cioè il cerchio sopra, dice zero record sui tanti, 57.058 totali, insomma. Ci sono diversi operatori che permettono l'ordinamento di questi dati, quindi io posso selezionare un campo, quindi un attributo, e ad esempio lo voglio ordinare, magari è un campo che riguarda le regioni d'Italia, le voglio ordinare per ordine alfabetico. Quindi utilizzo questi comandi, ordine alfabetico, oppure può essere anche un campo numerico, lo voglio ordinare in ordine crescente o decrescente, o lo stesso alfabetico, voglio partire dalla Z alla A, insomma, come si vuole. Esistono anche dei tool avanzati che permettono di ordinare i dati a più livelli, ovvero io magari ho la mia carta delle regioni, in cui c'è anche la colonna con tutte le province, e io voglio ordinare, quindi ordino le regioni dalla A alla Z, però voglio anche avere un ulteriore ordine, voglio che anche le province di ogni regione siano ordinate, quindi avrò anche le province in un secondo livello, quindi di ordine, ordinate dalla A alla Z. Questi sono tutti dei tool per, ovviamente, per interrogare i dati, per interrogare la tabella, perché molto spesso sono tutti in modo disordinato, quindi per sapere quante distretti ho in quel municipio dello Yucatan, ordino i dati o vedo quali sono, magari erano il record 50, il record 100, il record a seconda di come è stato costruito. Che ecco, anche se noi dobbiamo costruire da zero uno shape file, quindi voglio un'area di studio, voglio più aree di studio e le disegno, no? Disegno i miei poligoni, quindi sto in una sessione di editing, creo il mio shape file, gli dico mi servono dei poligoni, non dei punti o delle linee, quindi setto poligoni e comincio a disegnare le mie aree di interesse. E lui ovviamente automaticamente nella tabella, ogni area che io completo, mi crea il record corrispondente. E quindi l'ordine è poi in base a come io l'ho creato. A seconda del tipo di software è possibile editare o meno i dati, perché ci sono molti software che sono soltanto dei visualizzatori e quindi non permettono la gestione dell'editing. Ora, se io voglio aggiungere un nuovo campo e quindi vado nella sezione specifica per aggiungere un nuovo campo e devo specificare le caratteristiche di questo campo. Devo mettere il nome, come si chiamerà. Dovrò mettere la tipologia, ora vedremo le differenti tipologie, ovvero se è deve essere un campo di testo, quindi quindi delle lettere vanno nei campi dei valori, oppure deve essere delle cifre, quindi ci devono essere dei numeri. E quindi poi la precisione, se si tratta di numeri, la precisione per il numero di cifre non decimali, se è un numero intero, oppure di cifre decimali, se si tratta, saprò che saranno dati con cifre decimali. Oppure se si tratta di un testo, devo mettere la lunghezza dei caratteri. Se so che magari devo inserire un campo che mi mette la sigla delle province, so che saranno 2-3 lettere, quindi non metterò 50 caratteri di come lunghezza possibile nel settaggio del mio nuovo campo. Mi basteranno 5 per dire 4, insomma quello che è. Allora, questa è la tipologia. Ora ho riportato anche i valori precisi, ma questo interessa, insomma, fino a un certo punto. Quindi short integer è quando noi vogliamo creare un campo con dei numeri interi che non siano enormi, quindi questo è il range meno 32.768, eccetera, eccetera. Questo è proprio il tipo di file costruito così. Oppure un long integer, quando so che i miei numeri sono oltre il milione, quindi sono numeri lunghi. Float, quando ho numeri decimali con un massimo di 6 cifre totali. Questo significa che sì, ho un numero decimale, ma devo contare anche le cifre alla sinistra della virgola, quindi tutte le cifre devono essere massimo 6. Double, quando invece il massimo sono 15 cifre totali. Metto testo nel tipo, se io voglio invece inserire un testo, io ho un massimo di 4.000 possibili caratteri. E poi c'è anche, se io voglio inserire un campo data, mi potrebbe servire, magari sto facendo un database su dei rilievi che ho fatto in campo, e allora voglio riportare la data di quello del rilievo che è stato fatto, e quindi setto
che la tipologia di nuovo campo deve essere una tipologia data e quindi sarà espressa in, in questo caso mesi, giorni, anni, però dipende insomma dal software come è strutturato, addirittura ore, minuti e secondi. Concetto di chiave primaria, sempre parlando dei database, non sempre, non in tutte le tabelle, ma spesso capita che esiste la chiave primaria. Che cosa si intende per chiave primaria? È l'insieme degli attributi di uno o più campi. Quando sono più campi si parla di chiave composta, sono i casi più complessi. In genere un campo che permette di individuare un record univocamente, nel senso potrebbe essere un ID, spesso no, avete visto anche negli altri, nelle tabelle, qua c'era l'ID, un numero comunque sequenziale identificativo 0, 1, 2, 3, 4, non esistono due uguali, ad esempio un ID, quindi un indicizzatore, oppure possono essere ad esempio il codice fiscale se trattiamo con dei dati che riguardano delle persone fisiche, no? Quindi, e di chiave primaria ne può esistere soltanto una per tabella, quindi può riferirsi agli attributi di un solo campo oppure più campi e allora è una chiave composta. Questa è utile soprattutto quando si hanno, a volte è generata così automaticamente, neanche ci facciamo caso e non la utilizziamo, però quando si tratta, ecco, di un database management system che devono gestire più tabelle, e allora la chiave primaria è utile perché magari è frequentissimo importare una tabella in un'altra tabella, quindi aggiungere migliaia di record, e allora in base ai campi in comune, allora può succedere che avvengano delle duplicazioni di dati, e allora il fatto della presenza della chiave primaria non ce lo permette, non ci permette di fare duplicati, perché c'è sempre un che individua univocamente un record. Allora, andiamo a vedere un'altra funzione che si può applicare alle tabelle, la funzione summarize. Questo appunto ho detto, qua c'è in ArcGIS, ora non so se è chiamata in un altro modo, in altri software. La funzione summarize permette di generare informazioni riassuntive basandosi sui valori di un attributo e viene generata un'altra tabella. Esempio, magari io ho un file, come dicevamo prima, di uno shell file con della, che rappresenta i vari paesi nel mondo e anche diciamo le nostre regioni, quindi il secondo livello amministrativo. E quindi io avrò per esempio per l'Italia tanti record con scritto Italia quante sono le regioni, perché si ripetono, no? Ora io posso usare la funzione summarize per ottenere, e la applico al campo della nazione, per ottenere quindi tutti i record senza duplicati. Quindi per l'Italia ne troverò uno solo, e così per tutti gli altri stati. Quindi avrò il numero totale degli stati nel mondo e avrò un campo contatore di tutte le regioni. Quindi in questo modo io ma potrebbe essere appunto applicato ad altri tipologie di dati, in questo modo io riesco ad avere facilmente il conteggio di tutti il secondo livello di suddivisione che riguarda quello specifico attributo. Quindi in questo caso abbiamo tutti i paesi, quindi un record per ogni paese e accanto tutti i loro secondo livello di amministrativo, le nostre regioni. Si possono anche ottenere altri tipi di informazioni, ad esempio selezionando SAM nel campo area, io oltre a ottenere, nel caso di prima, oltre a ottenere il numero delle regioni di ogni stato, ottengo anche la superficie totale. Prima io avevo tanti record, Italia, quante sono le regioni e ognuna con la sua superficie totale. Io con un semplice clic le accorpo ed ho la superficie totale nazionale, perché me le somma tutte, senza dover fare il calcolo. E si possono fare altre cose, avere la media di un determinato valore, deviazione standard, varianza, il minimo, il massimo, così, sempre semplicemente. Basta il comando e fa tutto lui.
Un altro strumento interessante è il calculate, che permette di assegnare i valori di un attributo a tutti i record della tabella o della selezione. Ad esempio, io ecco qua, si possono utilizzare anche i valori di altri attributi, quindi metterli insieme. Ed è possibile anche fare funzioni complesse. Ad esempio, io potrei avere bisogno dell'attributo A, avere in un altro campo scritto metà dell'attributo A. Allora io mi seleziono che quindi l'attributo, il mio nuovo campo, attributo B, è uguale ad A diviso 2. E lui automaticamente mi calcola, mi fa metà tutti i record che riguardano l'attributo A nel nuovo campo. E così si possono fare anche funzioni più complesse, seni, coseni, logaritmi, una grande quantità a seconda delle esigenze. Voglio sapere metà della popolazione, di tutti i record che ho, delle migliaia di record che ho, metto campo popolazione diviso 2 oppure qualsiasi altra operazione possibile, insomma. Ci sono anche la possibilità con lo strumento Statistics di avere visualizzati dei valori statistici su un attributo che però ovviamente deve essere numerico. In questa casa abbiamo l'area e quindi lui subito mi visualizza, mi conta questo il contatore è quanti record appartengono a quella classe per cui abbiamo questo valore area. Quindi magari potrebbero essere i comuni di un dato stato, quindi mi fa il conteggio di tutti quei record che hanno in comune l'appartenenza allo stesso stato, mi mette il valore minimo, il valore massimo, mi fa la somma totale, la media e la deviazione standard, appunto applicabile a qualsiasi altro campo che sia di dominio numerico. Spesso risulta utile mettere in relazione delle tabelle e quindi abbiamo poi database relazionali. Ora abbiamo due modalità principali nel GIS, il join e il relate, e poi con il succedersi delle versioni se sono sempre più ampliate le capacità di relazionali di questi software. Prima erano molto limitate, potevano fare soltanto dei collegamenti, ecco ora vedremo uno a uno. Allora, il collegamento tra tabelle, in base ci deve essere un campo comune che presenta quindi valori in comune. Avremo due tabelle, no? Che noi vogliamo mettere in relazione. La tabella sorgente, che è quella che contiene i dati che io voglio collegare, alla tabella destinazione, che è quella in cui si faranno confluire i dati. Quindi io otterrò una nuova tabella che ha la struttura della tabella del campo 2, della tabella di destinazione, e avrà confluiti i valori collegabili della tabella sorgente. Ora, è possibile instaurare tra la tabella sorgente e quella di destinazione una relazione 1 a 1, 1 a molti o molti a molti. 1 a 1, cioè ogni record della tabella sorgente è associato a un record e uno solo della tabella di destinazione. 1 a molti, un record della tabella sorgente è associato a più record di quella di destinazione. Ad esempio, nella tabella sorgente ho A grande, B grande, C grande, che è il mio campo comune, perché anche in quella di destinazione ho A grande, C grande, però in questo caso ne ho due di A grande, quindi il record A grande della tabella sorgente può essere associato a due record della tabella di destinazione. E infatti avrà i valori A piccolo o A piccolo B piccolo. E la relazione molti a molti è più complessa. E, esempio chiarificatore, esemplare, è se noi immaginiamo una tabella dei comuni italiani e la tabella dei CAP, dei codici di avviamento postale. Questo è un tipico esempio di relazione molti a molti, perché ad esempio Roma ha diversi CAP, quindi sarebbe, se io la dico così, sarebbe un record Roma della tabella comuni, ha diversi CAP, quindi molti, in relazione uno a molti. Però nel caso dei codici di avviamento postale
Succede che molti cap possono corrispondere a diversi comuni, quindi questa è la relazione molti a molti. Quindi lo stesso numero 0040, infatti, è il cap del mio paese, Castelli Romani, però è anche un cap di Roma. E quindi c'è questa relazione molti a molti. Le due tabelle, ovviamente, se uno fa una relazione join, io posso visualizzare il risultato, quindi che relazioni c'è tra due tabelle. Mi serve scoprire questa cosa. Però se non la salvo rimane una visualizzazione, poi cancello e rimane tutto così. Se invece voglio salvarla, posso esportare questa tabella, salvarla e quindi poi richiamarla quando mi occorre. E avrà di default, gli danno il nome della tabella, i campi vengono riportati nella nuova tabella con il nome della tabella di provenienza seguito dal punto e il nome del campo che abbiamo, su cui abbiamo fatto la join. Ci sono due opzioni possibili, ovvero mantenere tutti i valori possibili, quindi in questo caso noi abbiamo che soltanto B e D hanno qualcosa in comune con la tabella di destinazione, posso mettere in relazione, quindi negli altri casi avrò un valore nullo. Oppure posso avere la possibilità di eliminare quelli nulli, perché mi interessano soltanto quelli che matchano, e quindi avrò ovviamente una tabella ridotta. Il relate invece soltanto stabilisce una relazione una a molti, però non crea nessuna nuova tabella, è solo una visualizzazione. Cioè nel senso che se io seleziono un record, come abbiamo visto, evidenziato in una tabella, se faccio il relate con l'altra, lui mi seleziona eventualmente i record collegati a questa tabella. Quindi è soltanto le devo vedere tutte e due, non mi crea una tabella di join. E posso partire da l'una o dall'altra, non c'è distinzione tra sorgente e destinazione, quindi potrei partire dall'altra e comunque seleziona il record collegato, quindi uno a molti e molti a uno con uno vuole leggere. Spesso risulta necessario selezionare alcuni oggetti geografici che hanno particolari caratteristiche, quindi magari un sottinsieme. Si tratta di estrarre delle informazioni dal database, ovvero fare un'interrogazione, vengono chiamate query, e si basano sul linguaggio SQL. Ora, gli elementi fondamentali che costituiscono la query sono l'oggetto della selezione, dobbiamo definirlo, lo strato informativo selezionato, quindi io mi pongo, apro la tabella dello strato che mi interessa, quello delle piogge lo apro, vado nella tabella, e apro la finestra della query e lì imposto la mia query. E le condizioni della selezione. E la selezione ovviamente è basata sul valore degli attributi oppure sui criteri spaziali, ora vedremo i due casi. Per quanto riguarda gli attributi, questa è con la finestra della query, dove è possibile scegliere il layer su cui io voglio operare la mia selezione. Consente di scegliere l'attributo, quindi il campo che io voglio interrogare. Mi interessa vedere, il campo che descrive l'uso e copertura del suolo. Poi ho una serie di operatori logici. I valori, posso anche, seleziono il mio campo copertura del suolo. Poi ho la possibilità di visualizzare tutti i valori possibili in quest'altra finestra. E quindi di richiamarlo direttamente da lì o senza doverlo scrivere, se no avrei dovuto, come scritto sotto, selezionami il continente che ha valore Africa, quindi lui mi selezionerà solo l'Africa. Per non doverlo scrivere, poi è un testo, quindi devo mettere gli apici Africa, io metto, fammi vedere tutti i valori che si trovano sotto il campo continente, lui mi metterà, ecco, Africa, America, tutti i continenti, e io clicco su Africa e lui me lo inserisce direttamente nella query. Questo bisogna fare un po' attenzione, perché se io, in questo caso sono pochi record, ma se io ho tantissimi record, centinaia di migliaia di record, può essere che il software si impalli, ci mette troppo tempo, e quindi non conviene visualizzarlo e conviene inserire quello che uno vuole cercare. Questa è la condizione. Allora, gli altri operatori, qua avete visto il riquadro in cui sono indicati gli operatori uguale, maggiore, minore, però ci sono anche degli altri tipi di operatore, and, or, not, like,
and or not sono degli operatori booleani. E la logica booleana sapete che si basa su un insieme di valori, viene chiamato insieme K, insieme di valori o 0 o 1. Quindi si tratta di query, di interrogazioni che abbiano come risposta vero o falso, sì o no. Non ci sono altri tipi di interrogazioni. Quindi land, ad esempio. Se io utilizzo land, significa che un record, a questo record devono corrispondere entrambi i criteri della selezione. Ad esempio, io voglio ricercare nel mio file di copertura del suolo, no? Ho la classe vigneto. E io voglio, mi interessano tutti i vigneti con un'area maggiore di 100 ettari. Non mi interessano quelli minori. Allora io imposto qui nella mia finestra la classe, quindi sto vedendo classe di uso del suolo, quindi uguale a vigneto, and, e che sia di area maggiore di 100 ettari. Metto maggiore, 100 ettari, e lui mi restituisce il dato. Se utilizzo invece OR, mi restituisce il record che soddisfa o uno o l'altro. Questo è il caso in cui io volessi selezionare tutti i record di due classi diverse. Ad esempio, se io metto classe uguale vigneti o classe uguale seminativi, io avrò restituito tutti i vigneti e tutti i seminativi della mia selezione. Se io avessi messo AND, come uno verrebbe da dire, o selezionami vigneti e seminativi, lui mi avrebbe selezionato zero, perché non c'è nessun record nel mio campo che sia contemporaneamente vigneto e seminativo. Poi c'è il NOT, che è un record che soddisfa, sono i record che soddisfano uno dei criteri escludendo l'altro. Quindi io dico, mi interessa prendere tutta la classe dei vigneti, però non quelli con l'area maggiore di 100 ettari. Quindi esclude un altro valore. Ora invece qui si tratta delle selezioni, passiamo alla mappa. Quindi sì. No, più di tanti. Io posso qua, magari c'ho tutto, devo fare una carta per, non so, devo selezionare varie nazioni, allora farò nazione uguale Italia, or nazione uguale Germania, e quante ne voglio, quindi infiniti. Posso partire anche dalla mappa per fare questa selezione, quella partivo dalla tabella. Questa però, aspetta, scusate, questa è la visualizzazione di questa selezione che ho fatto, volevo selezionare il continente Africa e lui me lo fa vedere. E di default mette una colorazione, si può anche cambiare volendo, però insomma questo è il default. Questo è il dettaglio, infatti si vede se è mar rosso, la parte del continente africano viene selezionato, l'altra parte ovviamente no. Su criteri spaziali. Quindi si interessano alla componente spaziale. Allora io posso anche a partire da selezioni precedenti, oppure no. Si possono effettuare anche selezioni su più layer, quindi lo decido io. Posso indicare il tipo di conduzione spaziale, se a me interessa l'intersect, il contain, eccetera, e il tema di relazione. Ad esempio, potrei dire, è un possibile buffer se vogliamo avere un'area di rispetto nella nostra operazione, e praticamente potrebbe essere selezionami tutti i punti contenuti nella regione Puglia, tutti i punti che sarebbero magari città, no? Quindi sarebbero tutte le città della regione di Puglia, e lui mi seleziona tutte le città della regione di Puglia. Le tabelle possono essere, all'interno della tabella si possono nascondere dei campi, se uno ha l'esigenza come un foglio Excel, può essere dimenticato, modificato in fonti, colori, può essere la base di grafici, si possono costruire dei grafici a partire dalle tabelle, e li vedremo anche. Possono essere aggiunti al layout di stampa, quindi se io decido di pubblicare una mappa, ad esempio ieri avevamo visto quando abbiamo fatto il confronto tra modello vettoriale e modello raster, che era
una carta dell'uso del suolo, poi accanto c'era la tabellina con le varie caratteristiche. Possono essere esportate, possono essere stampate, quindi una molteplicità di possibilità. E con questo abbiamo finito anche questo capitolo. Magari facciamo altri 5 minuti di pausa, così io mi riprendo e poi continuiamo e vedremo le principali strumenti operativi di analisi che si fanno con GIS. Poi passeremo, ecco, tutta la parte della simbologia cartografica, come costruire un layout di stampa se lo vogliamo pubblicare, mettere in un documento, quindi tutti i possibili oggetti che si possono inserire. Poi faremo nel pomeriggio un capitolo, ecco, sul telerivelamento, sugli standard OGC e poi la parte finale, un po' di input interessanti. Allora, riprendiamo con il successivo capitolo, così poi andiamo a pranzo in un'ora decente. Quindi faremo principali strumenti operativi e di analisi e la simbologia cartografica e il layout di stampa. Allora, avevamo parlato che a seconda del software e a seconda del dato si possono editare, quindi si possono modificare le geometrie degli oggetti geografici. Adesso stiamo parlando di modificazione della geometria, non dell'attributo. Disegnarne di nuovi è uno strumento ovviamente molto potente, perché io posso modificare dei dati, crearne ex novo. Non tutti i software ovviamente, come ho detto prima. E, in questo caso, entrando nella sezione di editing e selezionando, questo è un shape file poligonale, selezionando il poligono che io voglio modificare, vengono evidenziati la struttura geometrica di questo poligono, quindi vengono evidenziati i vertici, i punti e gli archi di cui è costituito. Noi ne avevamo parlato ieri di come sono appunto le geometrie dello shape file, quindi il punto, la linea, il poligono. E i punti, quindi i vertici, sono questi quadratini verdi, e io posso, questo è quello, il primo e l'ultimo, insomma quello in rosso, quello che chiude il poligono, poi selezionando man mano diventa rosso quello che tu selezioni, e io posso eliminare dei vertici, posso aggiungere degli altri, posso trascinarli, trascinandolo e spostarlo, e quindi in questo modo posso modificare la geometria. Inoltre si possono ruotare, tagliare, eccetera. Per la posizione dei vertici, a parte farlo manualmente, se io voglio magari correggere un poligono, so che un vertice deve avere quelle determinate coordinate e le conosco, le assegno manualmente, senza andare a scorrere sulla mappa. Ovviamente ci sta nel menu, man mano che mi sposto, le coordinate che tocco col cursore, però senza farlo cercare al livello decimale la coordinata che dovrebbe avere quel punto, lo inserisco manualmente. In caso di disegnare, quindi di creare nuove feature, nuove poligoni, nuove classi di dati, lo snapping è un strumento molto utile. C'è una finestra apposita dove uno può selezionare i layer che sta editando praticamente e decidere praticamente ti aiuta nel disegno del nuovo poligono, permettendoti di scegliere praticamente tu, se io ho la possibilità di scegliere il vertice, un qualsiasi punto del segmento del poligono o il vertice finale, il vertice iniziale, e quindi io mentre disegno il poligono che magari sto aggiungendo alla mia carta, a quello già costituito, se io mi avvicino con il cursore lui me lo appiccica direttamente. In questo modo è utile perché andando a zoomare, se non ci fosse questo sistema, si potrebbero creare dei vuoti, degli spazi vuoti, delle sovrapposizioni. Proprio perché è difficile comunque disegnare un poligono, poi dipende anche a che zoom stai, quindi questa possibilità di poter, è come se fosse una calamita, quindi i vertici diventano magnetizzati, e quindi in modo che io mi avvicino a quelli già fatti, lui
li attacca precisamente in modo tale da non creare né sovrapposizioni né vuoti. Con il termine geoprocessing noi indichiamo le operazioni da effettuare per ottenere nuove informazioni, nuovi set di dati geografici, attraverso l'analisi di quelli disponibili. Quindi abbiamo un input, queste operazioni chiamate geoprocessing, e abbiamo un nuovo output. Adesso ne esistono diversi, vedremo ora i più famosi. Ad esempio, attraverso il tool clip, che significa taglio, è possibile tagliare un layer. Ad esempio, il mio input potrebbe essere una carta geologica, una carta dell'uso del suolo. La figura con cui voglio tagliare, ad esempio qui in un cerchio, potrebbe essere la mia area di studio, quindi non mi interessa avere il dato su tutta l'area, ma soltanto quella della mia area di studio. Quindi io posso ritagliare il mio tema di input in base a una figura, e quindi ottengo il risultato. E gli attributi restano quelli del tema di input, quindi la stessa tabella, soltanto tagliata, quindi avrò veramente meno record della tabella originaria, ma soltanto quelli che ricadono dentro la mia figura con cui ho tagliato, la mia maschera che ho usato. Sì. Sì, sì. Puoi salvare, tu lo... Sì. Cioè tu praticamente tagliandolo modifichi quel layer, se lo salvi avrai questo nuovo livello informativo. Con il tool select è possibile ottenere un nuovo tema partendo dalla selezione di alcuni oggetti di un altro tema. Come prima, no? Abbiamo visto le query. Io posso selezionarmi dal continente, volevo solo l'Africa, quindi faccio la mia query e ottengo l'Africa selezionata, come avete visto, che era evidenziata da quel colore azzurrino. Con questo sistema io posso, quindi partendo dalla selezione di un altro tema, posso crearmene un altro, quindi poi posso esportarmi e avere un layer con soltanto l'Africa che mi serviva. Ovviamente gli attributi dell'output anche in questo caso riguarderanno soltanto gli oggetti selezionati. Poi abbiamo l'intersect. Si può creare un nuovo tema usando la porzione in comune, la porzione che si sovrappone tra due più temi. Anche questo a seconda delle esigenze. Gli attributi però dell'output provengono da entrambi i temi. Quindi all'interno, nella nuova figura, io aprendo la tabella avrò le informazioni che vengono dal record, dall'input 1 e dall'input 2. Poi abbiamo il tool union. In questo caso bisogna fare molta attenzione, perché io potrei avere diversi strati informativi, appunto anche che si sovrappongono. Potrei anche avere il caso più semplice, il caso in cui non si sovrappongono. Io ho quindi diversi livelli, ho diverse cartine, diverse aree di studio e le voglio mettere in un unico layer, no? Per lavorarci. Quindi io posso fare una union e lui avrò un output con i vari attributi di tutti i temi. Ma se si sovrappongono avviene questa situazione a cui bisogna fare attenzione, perché ovviamente se poi uno fa le operazioni successive deve tenerne conto. Perché questa figura spiega. Allora, noi abbiamo lo strato informativo B uguale X, lo strato informativo A uguale 1, lo strato informativo A uguale 2, e io li voglio mettere tutti insieme. Io otterrò quindi un unico layer con questa figura, in cui, quindi sempre sullo stesso strato tutta l'informazione, però mentre qui avevo tre informazioni, A1, A2, BX, qui ne avrò 7, perché avrò A0, BX, tutte le possibili casi. Avrò A2, B0, A1, B0, A1, BX, A2, BX. E qua al centro mi verranno entrambi i casi. Infatti c'è scritto, avrò due figure sovrapposte, quella che viene da A2 e BX e quella che viene da A1 e BX. Quindi bisogna fare attenzione a quando ci può interessare utilizzare questo operatore e quindi tenere presente di questo caratteristiche. Il dissolve è un altro operatore utile, ad esempio se voglio aggregare più elementi di un tema, no? E quindi magari ho l'output, è possibile beh, inserire delle informazioni provenienti dall'input, ad esempio ho qui mettiamo che queste sono delle regioni, qua all'interno delle province, quindi colori diversi sono regioni diverse,
e all'interno abbiamo le province. Io voglio fare un dissolvo, voglio accorpare tutte le province di ogni regione, quindi l'output sarà questo. Ovviamente ci saranno poi le aggregazioni anche all'interno del, ecco, si possono fare la somma dell'area, quindi io invece di avere ogni record per ogni provincia con la propria area, avrò poi la somma totale. Quindi invece di avere, qua saranno, non so, una settantina di poligoni, io ne avrò soltanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché sono stati aggregati. Poi abbiamo il buffer, che crea delle aree di rispetto, delle aree intorno agli oggetti. E la figura non è bellissima, di solito viene utilizzato per, non so, io devo... sto facendo una carta appunto di copertura del suolo e mi interessa anche rappresentare le strade, no? Allora, per rappresentare le strade che hanno... Sì. Sì. Devi fare un mosaico? Sì. Ma è quello è un raster però, questo stiamo parlando di vettoriali. Vettoriale? Sì, puoi fare lo union. Dissolve, aggrega elementi. Sì, modifica. Sì. Se prima io avevo lo shape file con tanti poligoni quante erano le province, col dissolve io le dissolvo e le faccio confluire solo nella regione. Quindi alla fine io qua ho... Abbiamo detto 6 poligoni, invece prima ce n'avevo 70, tutte quante erano le province. Sì. E quindi anche le tabelle vengono modificate dietro, quindi se c'era per ogni provincia, avevo detto, l'estensione in area, ovviamente dopo io avrò solo 6 record e quindi quella regione avrà la somma delle aree delle province, quindi avrà l'area della regione ovviamente. Il buffer, dicevo, questa è una brutta la figura, di solito si utilizza nelle strade quando uno vuole rappresentarle in base anche alla loro importanza, quindi la carreggiata, strade di primo ordine, secondo ordine, eccetera. Allora uno, da che sono elementi lineari, quindi vettoriali, vogliamo dargli uno spessore, perché stiamo costruendo una carta di uso e copertura del suolo, allora posso creare un buffer anche differenziato, posso dire a quelle con le aste principali, insomma le vie principali, facciamo un buffer di un tot di spessore, quelle secondarie un po' meno, e lui me le crea automaticamente, quindi amplia l'area occupata da quella figura. Sì, un'area di rispetto, anche, sì, posso, può essere magari un'area che riguarda una discarica, no? Magari per legge deve avere un'area di rispetto di 30 metri, io stabilisco, voglio quella figura ampliami di 30 metri e lui ti fa tutta la fascia automaticamente. Anche? Sì, poi dipende un po' come ovviamente. Ovviamente, ecco, la linea della strada poi diventa un poligono, perché aumentando non è più unidimensionale, insomma, soltanto una serie di punti, ma diventa un poligono perché c'è un'area di rispetto. Beh sì, come in questo caso. Sì, l'esagono rimane un esagono più grande, ma in questo caso, ad esempio, che era una figura irregolare, addirittura si vengono a toccare e fondere. Dipende, in realtà poi il bacino idrografico ha delle determinate... certo, quindi deve passare una linea che passa per punti precisi, quindi non puoi... se
capita precisamente, devi sapere se capita precisamente in quel punto, perché ovviamente ci abbiamo. Sì, quindi il bacino idrografico non credo, non direi. Sì, se uno vuole creare, ecco, come dicevo, la discarica oppure una zona protetta, avere una fascia di rispetto, quindi la zona protetta a protezione integrale, invece una fascia a protezione intermedia, quindi crei una fascia di rispetto di 50 metri, oppure come dicevo le strade, o cose di questo tipo. Nel bacino idrografico ci sono proprio dei parametri precisi, quindi. Poi abbiamo l'identify, che io posso cliccare sulla mappa, no? Invece di andarmi a aprire la tabella e andare a trovarmi il record, posso cliccare direttamente sul poligono o sulla linea, la strada che io voglio, a cui voglio accedere alle informazioni, e lui mi apre una finestra in cui mi fa vedere tutti gli attributi che ci sono dietro, che riguardano quell'unico che ho selezionato, e quindi questo è per interrogazioni così immediate, quindi senza andare ad aprire la tabella. Questo è un altro strumento molto utile che permette di misurare dei perimetri delle aree. Voglio andare a vedere quanto è lunga questa strada. Allora, ho come un metrino che io posso posizionare al punto di inizio della strada, al punto della fine, e lui mi calcola la distanza. Possono anche essere aree, quindi traccio tutto il poligono e mi dice l'area di quella zona. È possibile scegliere un'unità di misura, questo è molto utile, quindi potrebbero essere metri, chilometri, miglia, quello che ci pare, insomma, a seconda ovviamente delle possibilità che ci fornisce il software. Ora qui, parlando appunto di progettazione ambientale, gestione territoriale, ed è stato anche citato dal professore ieri, una breve parentesi sul Corinne Land Cover, che sta per Coordination of Information on the Environment. Ed è un progetto che era nato a livello europeo nel 1990 per rispondere all'esigenza di standardizzazione nel campo del rilevamento, nella cartografia, nel monitoraggio di tutte le caratteristiche che riguardano l'uso e copertura del suolo, che poi può essere utile per tantissime applicazioni, quindi non solo a livello ambientale, ma anche proprio di progettazione, un comune quando deve costruire, ecco, una nuova strada, mettere, ovvio, deve fare riferimento a quello che c'è, quello che c'era, eccetera, eccetera. Quindi si è creata questa rete comunitaria per armonizzare tutte le varie informazioni che erano magari costruite a partire da criteri diversi nelle varie nazioni a livello europeo. Il risultato è stata una cartografia 1 a 100.000, con un'unità minima cartografabile di 25 ettari, quello che dicevamo ieri. Quindi quando si costruisce una nuova carta bisogna definire l'unità minima cartografabile. Se un elemento è inferiore non viene cartografato, per dare un criterio di omogeneità ovviamente alla carta. E la leggenda è stata strutturata in tre livelli principali: le aree artificiali, le zone agricole, tre livelli all'interno di questi tre livelli gerarchici. Quindi abbiamo le aree artificiali, primo livello, aree agricole, forestali e ambienti acquatici. E all'interno di queste categorie abbiamo ulteriori livelli, fino ad arrivare appunto a un... infatti vengono identificate con 111, sarebbe il terzo livello, che è, non so, ad esempio, superfici urbane continue o superfici urbane discontinue, che fanno parte della categoria superiore 1-1, cioè superfici urbane, che fanno parte delle categorie superfici artificiali, e così via. E così l'Italia è stata anche rappresentata con questa cartografia, quindi al terzo livello gerarchico. Ci sono stati poi degli aggiornamenti con un altro progetto, che era basato su immagini Landsat, e poi vedremo come sono fatte le caratteristiche oggi pomeriggio. E il lavoro è stato un lavoro congiunto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, della Commissione Europea, e per ogni paese è stata scelta una National Authority che si occupasse della situazione nel singolo paese. In Italia è stata individuata l'APAT, oggi ISPRA, come questa National Authority. E insieme al Ministero dell'Ambiente si è arrivati al quarto e quinto livello per noi, per l'Italia,
per gli ambienti seminativi, per la vegetazione naturale e seminaturale. Questo perché a livello europeo hanno dato questa linea guida di 3 livelli, però ovviamente le caratteristiche dei paesi sono diverse, quindi magari in Irlanda ci sono degli ambienti che noi non abbiamo, in Scozia sono ambienti che noi non abbiamo, quindi poi successivi livelli ogni paese si è organizzato e ha stabilito i propri ulteriori livelli di classificazione per rappresentare tutti gli ambienti di copertura del suolo. Ecco, c'è un nuovo aggiornamento del 2006 che invece utilizza immagini spot che sono a maggior risoluzione. Ora se andate sul sito dell'ISPRA c'è questo documento, un PDF, un lavoro abbastanza corposo che parla di indicatori di biodiversità per la sostenibilità in agricoltura, ma sono praticamente indicatori che riguardano, che danno un'informazione sulla composizione del paesaggio, danno misure sulla frammentazione, sulla composizione, quindi si possono, applicandoli, sono anche semplici indici, si può già rilevare delle informazioni sulla composizione, l'agronometria, la tipologia di paesaggio. Ora, sono divisi in indici di composizione, frammentazione, connessione e protezione. All'interno ci sono sia indicatori che indici, sono raggruppati tutti sotto il nome di indicatori, ma comunque la differenza sta che l'indice sono applicazioni di algoritmi complessi, mentre indicatori sono dei semplici rapporti tra lunghezze e grandezze che riguardano il paesaggio, che ora li vedremo, così scorreremo velocemente. E, come premessa vengono utilizzati questi due termini, ecotopo, che è unità fondamentale del paesaggio, che è la più piccola unità spaziale omogenea individuabile tramite fotografia aerea, che abbiamo detto sono stati costruiti la copertura del suolo a partire da fotointerpretazione, quindi da fotografia aerea satellitare in realtà. Ecoregione, zona o unità territoriale ecologicamente o geograficamente distinta. Quindi c'è un'omogeneità di tipo biofisica ma anche socio-economica. Quelli di composizione, vediamo alcuni esempi, che riguardano la ricchezza ed uguaglianza degli ecotopi, quindi di queste unità. Ricchezza come numeri e di classi di copertura del suolo e uguaglianza, quindi relativa distribuzione delle classi. Ad esempio, questo è un indice, che mi dice la frequenza, è semplicemente la percentuale di ogni classe di copertura del suolo rispetto al numero totale, perché ovviamente se io ho semplicemente la carta dell'uso del suolo e la sua tabella, però che cosa mi dice? E questo è un modo per tirar fuori un po' di dati, qual è la classe maggiormente rappresentata? È frammentata? Sono pochi poligoni grandi o sono tanti piccoli? E sono tutta una serie di dati che mi permettono di accedere ad un livello informativo superiore, quindi a capire bene le dinamiche di questo territorio, le caratteristiche. La frequenza dei ecotopi nel senso della superficie, che è la frequenza percentuale di ogni classe di copertura del suolo rispetto alla superficie totale delle classi. Poi queste sono prese proprio dal documento, quindi le formule potete ritrovare tutto in questo documento PDF scaricabile. Oppure c'è un rapporto per vedere tra le aree con ecosistemi a minor grado di antropizzazione e invece con quelle superfici coltivate. E quindi anche un rapporto subito ci dà una stima di questa situazione. Composizione ecotopica agraria, quindi rapporto tra le classi con specie agrarie arboree e specie agrarie erbacee, quindi è un indice semplice che si può calcolare anche qua, vedere magari in Puglia quali sono l'agricoltura, più di uliveti, vigneti o più di specie agrarie erbacee, per dire. Un indice di ricchezza degli ecotopi, quindi anche qua è un... il numero delle classi di copertura ha fatto il numero totale degli ecotopi in ettari, un altro indice di ricchezza. Quelli di frammentazione del paesaggio, che non va considerato, spesso viene considerato sempre come una cosa negativa, però a volte apre scenari diversi, potrebbe essere un nuovo equilibrio, non è detto che per forza debba essere una cosa negativa la frammentazione del paesaggio. Per esempio la superficie media degli ecotopi, quindi l'area totale, fatto il numero delle patch, perché magari la mia classe vigneto, ecco, è divisa in 500 poligoni patch in questo senso.
quindi esprime la composizione granulometrica del paesaggio, se fosse, sono concentrati soltanto in 6 aree, 6 poligoni, quindi è una granulometria grossa, se invece sono una miriade di poligoni di classe Vigneto è una granulometria più piccola, quindi più frammentata. La densità, quindi calcola la densità di questo, della stessa classe ed è complementare un po' alla precedente. Sostenibilità del sistema ecotonale esprime l'intensità della pressione dovuta alla lavorazione dei terreni sui bordi dei campi o ecotoni. Ecotoni infatti identificano le siepi o comunque tutti gli elementi di bordura, praticamente le bordure. E quindi sarebbe la lunghezza degli ecotoni con un suolo non coltivato e la lunghezza degli ecotoni con suolo coltivato. Un altro indice di frammentazione, la composizione, quindi esprime il grado tra ecotoni delle colture agrarie, fa la distinzione arboree ed erbacee, questo è un altro tipo di indice di frammentazione. La densità stradale, anche questo è un indice di frammentazione del paesaggio, ovviamente più la rete stradale è ramificata e maggiore sarà la frammentazione del paesaggio. Possiamo darne però una stima, un valore preciso. Poi abbiamo gli indicatori di connessione e possiamo distinguere due tipi di connessione, una strutturale e una funzionale. La prima riguarda la continuità fisica, la seconda è l'interazione tra organismi, processi ecologici, la struttura comunque del paesaggio. Per esempio la densità degli siepi, quindi di questi elementi ecotonali, che quantifica la presenza delle siepi, che sono importanti elementi di biodiversità nel paesaggio, infatti sono anche riportati per il riconoscimento sono elementi importanti nel riconoscimento di aree agricole ad alto valore naturale, sono degli elementi che appunto arricchiscono il paesaggio di biodiversità. La densità dei corpi idrici, anche questo è un altro. Sì, frammentazione ma anche connessione, perché comunque per tutta l'ecologia che è legata ovviamente all'acqua, alla disponibilità di acqua, eccetera. Lunghezza media degli ecotoni esprime la disponibilità di ambienti con elevato livello di biodiversità, quello che dicevo prima, quindi le siepi, questi elementi. Intensità degli ecotoni è praticamente il calcolo della densità di questi elementi ecotonali, poi indici di protezione che quantificano l'impegno alla difesa della sostenibilità, l'impegno della difesa comunque di un territorio che abbia un uso sostenibile. Quindi l'incidenza delle aree protette viene espressa come aree interessate da qualsiasi tipo di riserva, oasi o parchi rispetto all'area totale, una percentuale. Anche la superficie a rischio idrologico è una misura di livello di rischio di una determinata zona e quindi anche questo è espresso in percentuale, ci dà una dimensione delle aree a rischio. Ora, tanto è breve, possiamo passare anche a quella successiva, che è un po' come appunto si costruiscono queste macchine, perché una volta che le abbiamo visualizzate, costruite, modificate, la necessità di poterle stampare, di poterle diffondere. Allora, il simbolismo cartografico. Ovviamente esiste una simbologia convenzionale per rappresentare gli oggetti geografici. Più è grande la scala, ovviamente più ricca è la simbologia che viene riportata. Abbiamo una simbologia che riguarda la planimetria, quindi tutto ciò che è sul piano, diciamo, e quella che riguarda invece esprime l'altimetria. Tra la simbologia planimetrica, questo ovviamente è riferito all'Italia, quindi si tratta sempre di leggende che riguardano ambienti italiani, quindi abbiamo la vegetazione, e quindi leggendo anche le CTR, possiamo avere tanti elementi. Anche fare dei confronti storici, perché se una vecchia CTR magari mi dice che lì c'era un oliveto e faccio dei confronti, oggi non c'è più. E quindi si possono trarre molte informazioni, perché possono avere in leggenda segnalati dei frutteti, degli oliveti, degli agrumeti, dei vigneti, se la tipologia di bosco, se è un cedro, se è un deciduo, un
la tipologia anche sempre verde, misto, tantissimi tipi di informazioni, macchia, prato, se c'è una risaia, un vivaio, un filare di alberi. Poi abbiamo tutta una simbologia sempre nella planimetrica che riguarda l'idrografia, e anche qua i tipi di corsi d'acqua in base alla loro portanza, l'acquedotto, i tipi di idrologia di acquedotto, pozzi, cisterne, tutta un'altra serie di elementi che si possono rilevare. Abbiamo una simbologia planimetrica dei confini, quindi i confini a seconda del livello, quindi il confine comunale, municipale, regionale, ha una determinata simbologia standardizzata. Anche addirittura la siepe, questi elementi, il muro a secco, il muro a calce, tutta una serie di elementi che possono essere individuati. I trasporti, tutta un'altra categoria di simbologie hanno, dalla ferrovia al tipo di carreggiabili, carreggiata, quindi strade a quattro corsie, due corsie, insomma tutta una serie di elementi, anche per quanto riguarda la rete ferroviaria e anche altri elementi, aeroporti, eccetera. Poi abbiamo simbologia che riguarda tutto l'aspetto di costruzioni, edifici di vario tipo, fabbriche, eccetera, miniere. Per quanto riguarda la simbologia, questa era la planimetrica, per quanto riguarda la simbologia altimetrica, era questa questione di rappresentare, di riuscire a rappresentare sulla carta il rilievo, è stata affrontata a livello scientifico, con un approccio scientifico nel Settecento, arrivando con successo delle applicazioni poi e dei procedimenti geometrici all'inizio dell'Ottocento. Prima vigeva un po' il senso estetico, come chi rappresentava la superficie, il cartografo, insomma chi rappresentava la superficie terrestre voleva, gradiva rappresentare anche il rilievo. Per esempio qua dietro, una zona della Grecia, ecco che le montagne del Peloponneso sono rappresentate così in modo stilizzato, in modo assolutamente non realistico. Simbologia altimetrica che ritroviamo nelle nostre carte, nelle tavolette, possono avere diversi, rappresentate in diversi modi. Questo, purtroppo l'immagine non è bellissima, però è detta spina di pesce o buco, o a buco, perché c'è una doppia serie di trattini tutto intorno, è perpendicolare all'asse della catena montuosa, che non viene rappresentata, quindi lo spazio bianco è l'asse della catena montuosa, e intorno ci sono i trattini. La stessa catena montuosa possiamo rappresentarla in un altro modo, a tratto forte, e quindi invece è segnata l'asse principale con un tratto marcato e poi le asse secondarie è un tratto meno marcato. Poi abbiamo lo sfumo, che quindi è un'ombreggiatura che mette in risalto le forme del rilievo ed è spesso associata ad altre tipologie di rappresentazione altimetrica. Infatti in questo caso ci sono delle altre linee, le isoipse, vedremo dopo. Adesso c'è il tratteggio anche, poi sono questi trattini che diventano più fitti dove c'è più pendenza e meno fitti dove c'è di meno. E anche qui le asse centrali della catena montuosa non sono rappresentate ma vuote. Le tinte altimetriche, quindi le forme di rilievo vengono rappresentate da una colorazione ed è la metodologia usata molto negli Atlanti, ma la conoscete tutti. In linea generale viene fatta questa distinzione. Quando siamo sopra i 500 metri si usano le tonalità dell'ocra, del marrone, del rosso, eccetera. Tra i 200 e i 500 i gialli e meno dei 200 il verde. Fate le pianure, poi la colorazione verde. Ecco le isoipse o curve di livello. Una isoipse, dovete pensare, è una linea ideale che congiunge i punti di uguale quota, quindi altezza rispetto al livello medio del mare. Ed è spesso associato ad altri sistemi, quindi avevamo visto prima lo sfumato. Non sempre, però a volte è associato ad altri sistemi. Ora, vediamo come si costruiscono. Per costruire queste isoipse bisogna pensare dei piani che tagliano il profilo, questa immagine è molto chiara, e le linee che si producono dall'intersezione di questi piani con la superficie vengono riportate su carta e sono le isoipse. Ora, la distanza tra due isoipse o isolinee, perché isolinee è una qualsiasi linea, in questo caso isoipse esprime, ora le vedremo le diverse tipologie di isolinee, che esprime l'altezza, quindi sul livello del mare, e la distanza tra queste due è contigue, è costante ed è detta equidistanza.
Nel caso delle ISO IPSE in genere viene riportata a 25 metri o 50 metri. E ogni 4 o 5 ISO IPSE ne viene segnata uno qua in rosso, ma ne viene segnata, se non è a colori la carta, è segnata più spessa. Questo aiuta, e viene chiamata direttrice, aiuta perché nelle zone anche molto montuose, quindi o comunque ci sono scarpate, forre, a volte, e quindi queste ISO IPSE vengono interrotte, a volte è difficile calcolarle, individuarle, quindi il fatto che ogni 4 o 5 che viene specificato nella carta ce n'è una direttrice, noi riusciamo a riconoscerla e sappiamo che è quella che ha 25 o a 50 metri rispetto all'altra, insomma, contigua. Allora, abbiamo diverse isolinee, ad esempio le isobare le conoscete tutte nel mondo della meteorologia, che sono le linee ideali che uniscono punti di uguale pressione atmosferica. Isolinee isoterme, sono linee ideali che uniscono punti sulla superficie terrestre e sul mare di uguale temperatura, quindi tutta la superficie, sia continentale che oceanica. A questo proposito, così anche per alleggerire, devo farvi vedere un filmato. Praticamente questo, attenzione a non, fare, a non confondere con vettoriali, perché comunque le isolinee sono linee ideali, quindi che vengono anche, si possono anche riconoscere su un raster. E questo appunto è un filmato che è stato prodotto dall'ESA e, a proposito delle isoterme, ed è stato ottenuto questo risultato mettendo insieme i dati di molti satelliti, quindi non soltanto uno. E abbiamo la serie, praticamente della, esiste anche quello globale, se lo cercate su internet pure si trova. Questo è quello che riguarda il Mediterraneo, voi vedete qua che scorre in basso, sono i giorni e man mano cambiano i mesi. Qua abbiamo le temperature della superficie e si può vedere, quindi i colori uguali sono le isolinee, no? Uguali di uguale temperatura, come cambia nel tempo. Adesso siamo a febbraio, qua nel Mar Nero, che è un mare chiuso, in un mare chiuso ovviamente ha più sensibilità, infatti comincia a cambiare più in fretta. Qua abbiamo marzo, già qui nel Mar Rosso, che è molto più caldo, si cominciano ad avere colorazioni tra i 21, 22, 23 gradi. Adesso aprile, man mano si colora anche questa zona della parte est orientale del Mediterraneo, sempre di più. Adesso siamo a maggio, anche qui, essendoci comunque Gibilterra uno stretto, ma c'è comunque uno scambio, un ricambio di acqua anche qui, e siamo vicini ai continenti, ovviamente è più caldo che rispetto al mare e all'oceano più aperto. Man mano sempre più rosso, vediamo la zona del Mar Rosso, è praticamente già siamo sopra i 29 gradi. Qua abbiamo la parte di Cipro, adesso arriva il basso Mediterraneo, già l'Adriatico rispetto al Tirreno è più caldo. Qua si nota bene come rimane il Golfo del Leone, sempre infatti è tipica, c'è una corrente fredda, infatti ha dei gradi diversi meno rispetto all'altro. Siamo a settembre e man mano si riabbassano le temperature. Ottobre, questo è stato prodotto con dati del 2011, e man mano per novembre di nuovo si riabbassano le temperature dai 13-15 gradi. Poi tutto l'anno, e c'è anche globale, se si può vedere. E quindi questi fanno, questo è un esempio applicato alla superficie terrestre, ma sono dei modelli che vengono poi fatti anche per altre tipologie di dati del cambiamento. Questo vabbè, fa tutto l'anno, ovviamente anche qua si vede all'inizio, forse non l'ho indicato, come anche qua si notava l'influenza della corrente del Golfo che arriva a lambire la parte meridionale della Gran Bretagna. Questo già a pochissimi gradi da parte della Crimea. Questo è nel 2012. E poi ovviamente fanno anche i confronti tra gli anni, quindi ci si basa anche per modelli di